Tutte le ragazze sono alla ricerca dell'uomo diverso e originale. Ma cosa devi fare per esserlo? Devi ragionare al contrario della maggioranza. Perché la maggior parte degli uomini non ha risultati con le donne. E nella vita, aggiungerei, cosa fanno gli uomini che non hanno appeal nei confronti del gentil sesso? Uno, si accontentano dell'aspetto fisico. Anzi, a volte sorvolano pure su quello. Ossia, non vanno a ricercare nella donna delle qualità più profonde. Bensì, basta che respiri. Questo abbassa il loro valore percepito. 2. Vanno dritti al dunque. Per la maggior parte degli uomini, la missione di vita è solamente una: fare centro. Stop. E quando la donna lo percepisce, scappa a gambe levate, perché non vuole essere percepita come un trofeo da collezione. 3. Non sanno mantenere la calma. Quando un uomo spinge per arrivare al dunque, la donna percepisce subito il suo bisogno da lupo affamato e quindi penserà: eccone un altro. Cosa fanno invece gli uomini che sono percepiti come diversi? 1. Cercano qualcosa in più nella donna. Ad esempio, un uomo originale non si accontenta solo dell'attrazione fisica, ma ricerca anche una componente mentale che possa alimentare la connessione nel lungo termine. 2. Non ha bisogno di sesso. L'appetito sessuale per l'uomo diverso è qualcosa in più e che non deve necessariamente soddisfare al più presto. L'uomo originale cerca la complicità anche in altre cose con la propria donna. 3. Sa mantenere la calma. L'uomo diverso dalla massa sa aspettare il momento giusto. Infatti, l'atto sessuale è una naturale conseguenza dello sviluppo della frequentazione. E la donna quindi penserà: questo ragazzo è veramente diverso dagli altri. Mi piace.